L'inchiesta Iram, mafia e massoneria deviata per pilotare e insabbiare i processi in Cassazione. Sentenza di assoluzione confermata in appello. Il servizio. Il 12 ottobre 2010 i pubblici ministeri della direzione distrettuale antimafia hanno invocato alla Tribunale di Palermo la condanna degli imputati. Il 2 dicembre 2010 la sezione del Tribunale presieduta da Raimondo Loforti, dopo 7 ore di Camera di Consiglio, ha risposto no e ha assolto gli imputati in riferimento al secondo comma dell'articolo 530 del Codice Penale, quindi l'insufficienza di prove. Poi il copione si è ripetuto in appello. Il 9 ottobre scorso la Procura Generale ha ribadito 5 anni di reclusione a carico dell'imprenditore mazzarese Michele Accomando, 4 anni per il ginecologo palermitano Renato Gioacchino De Gregorio, 12 anni per l'imprenditore agrigentino Calogero Licata, 6 anni e 6 mesi per l'impiegato della Cassazione Guido Peparaglio e 6 anni per l'imprenditore Nicolò Sorrentino, marsalese, originario di Real Monte. La Corte d'Appello ha risposto una seconda volta no e ha confermato la sentenza di assoluzione emessa in primo grado. Dunque, tra gli indagati e poi imputati, il solo condannato è, al momento, il presunto massone Rodolfo Grancini, originario di Orvieto, condannato in abbreviato il 6 maggio 2010 a 6 anni e 6 mesi di reclusione. Quindi è quasi del tutto naufragata l'inchiesta cosiddetta IRAM contro un presunto incrocio di interessi tra mafia e massoneria deviata alla fine di pilotare ed insabbiare i processi in Cassazione. Il 17 giugno 2008 furono 8 gli arresti ad opera della Procura di Palermo e dei carabinieri di 3 province, Palermo, Agrigento e Trapani. Infatti le indagini sono state frutto di accertamenti sulle famiglie mafiose di Mazzara del Vallo e Castelvetrano. E i destinatari che avrebbero beneficiato dei procedimenti pilotati e insabbiati in Cassazione sarebbero stati esponenti mafiosi a cavallo delle 3 province. È la prima scintilla che ha infuocato l'attenzione degli investigatori. Sono state le intercettazioni telefoniche nelle trapanesse. Bisogna dare una mano a un amico di Mazzara, Giovan Battista Agate, fratello del boss Mariano Agate. Infatti, Giovanna Battista Agate è stato condannato per appropriazione indebita alla fine di agevolare Cosa Nostra. Il ricorso in Cassazione contro la condanna avrebbe dovuto dormire tra gli scaffali della Suprema Corte in attesa della prescrizione e gli amici avrebbero dovuto addormentarlo. Il mutuo soccorso, l'aiuto reciproco. È mafia o è massoneria? Secondo i giudici di Palermo non è nulla per insufficienza di prove.